Benvenuto Brunello 2020, si assaggia soprattutto il Brunello 2015, l'ultimo vino in uscita. Chiediamo ai giornalisti, ai media, cosa ne pensano di questo nuovo vino. Beh, dunque è stato intenso assaggiarlo, un'annata molto ricca, però molto bella, affascinante, da assaggiare con calma perché c'è la qualità media altissima, non ci sono grossissime stelle, mi aspettavo più acuti, però la qualità media è impressionante, credo ci sia territorio al mondo con questa qualità media così elevata come questo 2015. Qualche produttore si è un po' lasciato prendere la mano con la eccessivamente ricco e maturo, ma tutto sommato quello che rimane in mente è proprio una bella sensazione di piacevolezza, vini molto più freschi, non ci sono più le classiche note di frutta sottospito che c'era qualche anno fa, quindi un'annata ben integrata, incorporata. Qualche dubbio, visto che molti sono piacevoli ora, magari sulla longevità di qualche vino, che forse non è l'annata da tenere in cantina per sempre come poteva essere il 2010 o altre annate del passato, però anche su questo aspettiamo gli altri assaggi. Che è un'annata nella quale abbiamo begli esempi da un punto di vista olfattivo per quanto riguarda una ricchezza di aromi anche molto diversificata, devo dire. Quello però che alla fine deve convincere la bocca. Secondo me, quindi, a livello di bocca, io sto facendo soprattutto le selezioni. Quindi le selezioni devono andare agli elementi di particolarità, di differenza, di quello che deve essere anche un aspetto gustativo che può dare qualcosa in più, quindi piace soprattutto quella che è la gestione dei tannini. Tannini quindi riescono a essere ben amalgamati, piacevolezza al gusto, lunghezza soprattutto. Ecco, io credo che siano gli elementi fondamentali. L'annata 2015 è una grande annata, l'aspettavamo da tanto tempo, le aspettative sono assolutamente rispecchiate e confermate. C'è una grossa divisione tra la zona sud e la zona nord. Quindi c'è molto più buono nella zona nord, a mio modesto parere, e alcune zone est-ovest. Il sud ha patito un pochettino, soprattutto su quelli meno bravi, che non sono tutti bravi uguali a fare Brunello, ecco, si vede. Brunello 2015 trovo che abbia al naso, in generale, i vini hanno al naso dei profumi interessanti. Mi ha colpito molto in tanti vini il profumo di nocciolina tostata, tipica secondo me di un gran sangiovese. Direi in bocca ho sentito vini abbastanza equilibrati per alcol e freschezza, mentre ho un momentino da osservare sui tannini, che li trovo un pochino asciutti, un po' non completamente larghi, questo in linea di massima, e trovo che mi ricordano un po' le annate 2007, 2008, 2009, dove la caratteristica di queste tre annate è stata l'asciuttezza un po' dei tannini. Le impressioni che c'erano state all'inizio, che di un'annata importante a 5 stelle, si sta confermando, e quindi insomma riteniamo che probabilmente sarà un'annata che si farà ricordare. Quindi un'annata che con alcuni vini insomma, di impronta, con l'impronta tannica bella, saporita, che assicurerà sicuramente un ottimo potenziale di invecchiamento, e mi garberebbe vederlo fra 30 anni, insomma, cioè, per essere sperando, cioè, di esserci, insomma, anche se sono convinto che probabilmente si gioveranno le nuove generazioni, insomma. Comunque un 2015 molto convincente rispetto all'annata 2014, che a noi non ci aveva poi così tanto deluso. Chi ha lavorato l'aveva lavorato bene, quindi, cioè, qui naturalmente c'è più attenzione. Credo che tanti sicuramente diranno l'annata forse più buona dopo il 2014. Quello che posso dire del 2015 sono leggermente alcolici. Poi per il resto invece con tannini abbastanza ben integrati, diciamo che insomma chi assaggerà, insomma, cioè, sicuramente, cioè, si divertirà tantissimo. C'è il vino per ogni gusto, c'è il vino per ogni gusto, c'è il Brunello per ogni gusto. Poi noi siamo un po' particolari, noi di Slow Wine, ammiriamo molto l'eleganza, la finezza, e quindi ricerchiamo quei vini che hanno, cioè, queste doti di
caratteriali che secondo me danno anche una certa importanza ai sangiovesi in sé per sé, anche perché Sangiovese a Montalcino è un sangiovese dove quando esce elegante, quando esce con tanta finezza, insomma, cioè, è una goduria per il palato. Insomma, ecco.